Siamo qui alla Fiera di Bastia Umbra, la 50ª edizione, e intervistiamo la famiglia Pasqualetti, in particolarmente Alessandro Pasqualetti, che è un giudice della Nagli, che è l'associazione nazionale che raccoglie la Limousine e la Chevrolet. E chiediamo in questa breve intervista, anzi ringraziamo di questo, di parlarci un attimino del motivo per cui oggi è importante, ha un senso prendere in considerazione l'allevare la Lazio Limousine. Alessandro è un giudice, per cui è un profondo conoscitore, oltre che essere allevatore, di questa razza. Allora, grazie a voi intanto. Noi alleviamo Limousine da oramai più di 30, quasi 30 anni. È una razza che l'alleviamo perché, e la consiglio di allevare perché è una razza facile da gestire, perché è docile, perché è molto, che si adatta molto facilmente alle diverse esigenze sia allevatoriali che territoriali. Non per questo è diffusa in tutto il mondo, è una la razza più diffusa in tutto il mondo, è una razza docile, con buone qualità materne, con buona capacità di conversione, sia per i pascoli più marginali che sarebbero abbandonati altrimenti, sia comunque con una buonissima produzione di carne. È facile sia dal punto allevatoriale, comunque partorisce da sola, rimane con una buona fertilità, con una buona capacità di tirare su dei vitelli pesanti allo svezzamento, e rende contenti anche sia l'allevatore, che siamo noi, però i macellai, e alla fine il consumatore finale, avendo una carne con una buona fibra, con un buon sapore e gusto naturalmente. Alessandro, ti chiedevamo questo, e adesso perché questo è un bell'animale? Se è qui in fiera è un bell'animale. Sì. Come lo puoi, perché tu lo giudichi un animale di un valore genetico superiore o morfologico? Allora, lei infatti si chiama Luce, è una manza gravida, ha quello che noi ci rende un animale di valore, quello che noi puntiamo nella razza è rendere gli animali efficienti da un punto di vista funzionale, perciò piedi corretti, che siano ben spiazzati a terra, che permettono all'animale di vivere a lungo, vivere bene, una schiena dritta, un animale che sia ben corretto funzionalmente, un animale che sarà vivrà a lungo, vivrà bene e avrà buona conversione alimentare sia al pascolo che all'ingrasso, tirerà su dei buoni vitelli, e in più noi guardiamo le parti muscolari e scheletriche che si formano, che porteranno l'animale a una grossa produzione di carne, ad una facilità al parto, comunque una buona larghezza del bacino che potrà permettere alla manza di partorire facilmente, e vediamo tutte le sue masse muscolari da sopra, dal garrese, la parte lombare fino a dietro, al posteriore, che se più se la puoi far girare vediamo anche da dietro, che all'animale permetteranno naturalmente, dove sono tutti i tagli di prima scelta, dove c'è la carne dove va a costare di più alla veglia del macellaio, abbiamo un forte sviluppo sia muscolare che scheletrico, però tenendo sempre presente che sia un animale che dovrà camminare bene e vivere bene. Questo, diciamo, in grandi linee è quello che noi si va a cercare sugli animali, animali che producano molto senza estremizzare troppo e senza scordarci che l'animale nasce sul pascolo, deve vivere da solo, senza troppo aiuto dell'uomo, perché questa è la primaria forza della Limousine, la facilità di gestione. Bene Alessandro, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, e quindi buona fiera, buona Agriumbria. Grazie, anche a voi, complimenti.